Ho ricordato che stiamo parlando di cittadini, non di pazienti. Tuttavia, laddove la tutela sanitaria non è sufficiente o impone costi sociali e familiari insostenibili, è proprio il percorso di cittadinanza che viene ostruito. Peraltro, la tutela sanitaria va integrata con pratiche e competenze che implicano professionalità e multidisciplinarietà. Va integrata con la solidarietà, con la sensibilità dei corpi sociali e delle strutture intermedie delle varie istituzioni. In questo modo si afferma la dignità di ogni essere umano e il suo diritto alla vita. L'autodeterminazione della persona è al tempo stesso punto di partenza e traguardo di una piena cittadinanza. È il cuore della Convenzione ONU. Nella dichiarazione di Roma, che è stata poc'anzi rammentata, si è compiuto un passo ancora ulteriore. La piena cittadinanza deve portare all'autorappresentanza. Niente su di noi senza di noi è il motto che riassume anni di confronto fra diritto e società, tra istituzioni e associazioni che si battono per la dignità delle persone con disabilità.